Buonasera a tutti, vi ringrazio de cuore per essere venuti a questa commemorazione di Marcantonio Bragadin. Giusto il tempo per fare un po' di presentazione. Innanzitutto ringraziamo Lorenzo Grego che grazie a l'iniziativa di questa commemorazione, ne grazie qualche giorno fa. C'era anche il nostro desiderio ricordare questi fatti. Stasera ricordiamo Marcantonio Bragadin, morto il 17 agosto del 1571 sotto il muro di Famagosta. Il luogo che commemoremo è pieno di significato per la storia veneta, perché questo cippo si dedica al capitano da mare, poi dos Francesco Morosini, vediamo a sua effigie. Questo è un pilo d'onore che per fortuna il comune ha restaurato qualche anno fa. Mi dunque sto qua per rievocare i fatti e per inquadrare gli avvenimenti. Questi fatti si inserisce nel predominio turco sul Mediterraneo. I fatti, possiamo dire, scomincia con la presa di Costantinopoli, avvenuta nel 1453, dopo che da circa un secolo i turchi già penetrati nell'Asia Minor, quella volta non c'era Turchia, e una volta la capitale dell'Impero d'Oriente, e ora che cambia anche il nome, che diventa Istanbul, e instaura il suo potere. Da là scomincia una avanzata in prevalenza sul continente europeo, e do date di riferimento se 1529, che è l'assedio di Vienna, e il 1683, la battaglia di Vienna. Tutte queste circostanze che ha visto le armate cristiane vincitrici. Nel frattempo però i turchi, che aveva ipotizzato la conquista dell'Europa, e in particolare dell'Italia, che è dentro Roma, quindi la sede della Chiesa cristiana, attaccandola via mar, quindi costruendo delle imponenti flotte. Venezia in quel tempo, a metà del Cinquecento, gasa tutta una serie di domini sul Mediterraneo, in quanto la sua rotta principale va da Venezia fino alla Tana, che è sulle foci del Don, sul mare di Azov. Quindi nel 300, già a partire dalla seconda crociata, in particolare nel 300, Venezia costruisce il suo stato da mar, che parte dalla Dalmazia e segue tutte le isole dello Ionio e dell'Egeo. E nel 400, attraverso il matrimonio di Caterina Corner con il re Lusignano, Venezia torna a sovranità di Cipro, in quanto poco dopo il matrimonio il re cipriota muore e Caterina Corner, la regina, da sola non è in grado di far fronte a questa avanzata turca, e viene concordata dunque la cessione dell'isola alla Repubblica Veneta, e siamo alla fine del 400. Nel 1570 l'aggressione turca alle isole veneziane e in generale greche e dalmate è sempre più forte. Oramai i turchi che hanno esteso il suo dominio anche all'Africa settentrionale, alla costa africana, e quindi si avvale anche dell'apporto della marineria e dei ammiragli berberi, che sono abilissimi navigatori e combattenti. Nel 1570 scomincia l'attacco contro Cipro. In quelle circostanze Venezia gasa l'appoggio del Papa, che favorisse un'alleanza cristiana per salvare i domini. Quindi si costituisse una flotta che si è composta da una cinquantina di navi genovesi condotte dal Doria, che però possiamo dirsi appaltate dal re di Spagna Filippo II, il quale con quella flotta preserva la Sicilia, che è un granero importante, quindi una riserva di alimenti,
ma con una forte riserva, in quanto i domini imperiali non se minacciai direttamente. Quella che si è più minacciata invece è Venezia, che vede l'imminente caduta del Cipro. Nel 1570 dunque parte una flotta dalla Sicilia, composta da una cinquantina di navi siciliane, di navi genovesi imperiali, che raggruppa un'altra dozzina di navi dello Stato Pontificio fornite dai veneziani. Queste due flotte si congiunge a quella veneziana, composta da un'altra cinquantina di galee, e si avvia a combattere il turco. Tuttavia, in quella circostanza, il comando si affida a Marcantonio Colonna, che è il nobile delegato dal Papa, il quale controlla la flotta minore. A causa del maltempo e dei cattivi consigli politici, il Doria decide di abbandonare la spedizione, e a quel punto Venezia non è più in grado di arrivare a Cipro. Infatti, già nel marzo del 1570, la capitale, Nicosia, cade dopo un assedio dei due mesi. La città contava 56.000 abitanti, gran parte si scampai per tempo, viene concordata la cessione della capitale, che già era stata fortificata con criteri moderni simili a Palma Nova, dunque con una cinta dei bastioni. Tuttavia i turchi si sbarcano in forze e dispone di un'artiglieria pesantissima. Esiste anche dei cannoni che spara a bae e dei 99 kg, in origine c'era de pietra, dopo viene fatta de bronzo, e quindi quella volta naturalmente non esplodeva, però ste masse enormi che arriva sulle mura ha un potere distruttivo enorme. E la guarnigione veneziana si asserraglia nel palazzo fortificato interno, che è ancora 500 militi, viene concordata la resa, ma in quel momento la Turchia ha bisogno di atti di forza eclatanti, che è questo sultano Selim particolarmente ambizioso. La presa della città, che doveva avvenire in maniera pacifica, si trasforma in una carneficina, in quanto si aggiunge anche a truppe avventizie a cui che si sta promesso compensi dal saccheggio, e viene commesso ogni tipo di violenza. Addirittura succede che alcune madri, coppa e fie, prima di suicidarsi stesse, si dice che chi che morde spada se fortuna. I sopravvissuti viene caricati sulle navi, in particolare viene selezionati domia tra giovani maschi e femmine, tutti da destinare negli harem. E in quell'occasione ha un gesto d'eroismo incredibile, in quanto una donna greca, su una galea dove si sta stipato 800 prigionieri, si impadronisce da Santa Barbara e fa stoppare a galera e estingue le vite di tutti, forse dandoghi una fine meno manco disonorevole, manco miserabonda. Quindi tutto questo succede nel 1570. Arriva l'inverno, i veneziani lavora su due livelli, uno de guerra, dove in realtà il più agguerrito di tutti è il pontefice, Papa Pio V, che ha una personalità fortissima, è un vero simbolo della cristianità e sarà anche l'assertor della Lega Cristiana che combatterà a Lepanto. I veneziani teme invece la guerra, che ori comunque si decise a combattere, perché immobilita le truppe e mette a lavoro l'arsenale a tutto spiano, non salverà comunque Cipro, e quindi contemporaneamente invia i suoi ambasciatori dal sultan
per concordare una fase che, se non altro, salva il salvabile, che vuol dire vite umane. Nel frattempo però, persa Nicosia, dentro Cipro, Gesè è una città ben più forte sul piano militare, perché Gesè è una città insediata su una rocca che intorno ha un porto a fondo al basso che se può anche serà con Acaena, come si serava in origine con Acaena anche a Venezia, e questa è l'isola di Famagosta, nome antico Salamina, infatti sui documenti ancora si trova questo termine Salamina. A gennaio del 1571 parte una squadra comandata da Marcantonio Querini, dal capitano da Marco Querini, che tenta una sortita con sedese galere e tre navi da carico. Questa sortita ha successo perché ora piomba su Cipro, che intanto si è stata circondata da un numero cospicuo di navi turche. Rotto l'accerchiamento, Querini comunque sbarca truppe subito, dopo dà l'assalto alle navi turche che ne affonda tre, il resto della flotta scampa via e il Querini dunque sbarca tre navi da carico piene di vetovagliamenti, di armi e di polvere da sparo, tutte e tre robe estremamente richieste da Famagosta in quel momento. Più mie soldati, truppe fresche e naturalmente ormai fini i denti. Con tutte queste navi naturalmente Junopor sta a tempo indeterminato, gada a tornare in Drio e decide di imbarcare 8.000 civili che comunque non sono in grado di combattere, vecchi, mai, feriti, donne e puttei. Da quel momento quindi Famagosta si trincera il più possibile, tra l'altro dalla parte del terra non gaste grandi fortificazioni, i turchi comincia subito una politica di tipo terroristica, pochi giorni dopo aver ciappato Nicosia e ori e aver sterminato a sangue freddo 500 militari veneti e ciappa e testa dei capi veneti in monta sue picche e i ghe fa vedar sotto i mura di Famagosta per terrorizzare i veneziani. Venezia però ha dei grandissimi comandanti. Marcantonio Bragadin, che tutti se ricordiamo, in realtà non è un militar, è il rettore di Famagosta, è il governatore civile, il capitano militare è Astorre Baglioni. In più che è un grandissimo ingegnere, che è il Martinengo, e questa è una casata nobiliare bressana. Sto ingegnere è importantissimo perché i turchi, tra i vari mezzi di distruzione, ha quello di scavare gallerie per posizionare mine sotto le mura, farle scioppare e desfare le mura della fortezza di Famagosta. E quindi i cristiani adotta un controsistema e scava delle gallerie ancora più profonde e va a far saltare gallerie che stasera fatte dai turchi. E questi arrivano nell'isola con 250.000 uomini e i cristiani invece in prevalenza veneziani, gente d'altra parte d'Italia, più combattenti ciprioti, e forma una guarnigione di 7.000. Quindi avevi idea di quale e forze in campo. 7.000 combattenti circondati da 250.000, di questi turchi una metà se combattenti e una metà se ingegneri che scava trincee profondissime e si avvicina man mano a Famagosta. In più e ora posiziona 84 tocchi di artiglieria, 4 i basilischi che spara quei bai che vi dicevo da un quintale. Per rompere l'assedio i veneziani si dimostrano abilissimi perché questi comandanti, in particolare Baglioni, guida a cavalleria e ora di quando in quando fa sortite, piomba all'improvviso sulle truppe turche e riesce
è ad allontanarli e a massacrargliene. Alla fine Euri provoca ai turchi 52.000 morti. Quindi potremmo riassumere: dall'arrivo del Querini a Gennaro, la resistenza a oltranza finisce l'inverno, passa la primavera e arriva all'Istà. In questo lasso di tempo le artiglierie turche demolirono in più parti bastioni e torri di Famagosta. Fatto questo, durante l'Istà viene fatto un primo assalto in massa, dove i turchi attacca da tutte e tre le parti. E quindi tra maggio e luglio avremo tre assalti con diezene di miniere dei militi condotti dai giannizzeri, che sono rinnegati cristiani ma combattenti assai ardimentosi e temibili. Tutti e tre questi assalti vengono respinti in un fiume di sangue da parte dei turchi, naturalmente anche con perdite da parte dei cristiani, che però si è estremamente compatti nell'idea di resistere. La popolazione partecipa in tutti i modi e mura viene continuamente riparate con sacchi di sabbia e con tocchi di casa, di costruzioni che viene smontai per rifare fortificazioni. Ricostituire la Lega Cristiana se è difficile e i tempi va pare onghe. Nonostante Venezia prema, in realtà Filippo II, re di Spagna, non ha intenzione più di tanto di sbilanciarsi. Tuttavia il lavoro diplomatico va avanti. Alla fine la flotta grande, quella con centenere di navi, partirà, come sapevamo, a ottobre, perché il 17 si combatterà la battaglia dell'Epanto. Però a fine sta la resistenza famagosta diventa impossibile, perché i seri vai a stremo, anche i cavalli, la cavalleria oramai si sta in magnai, perché non c'è più niente, né viveri né munizioni. Tuttavia dopo le ripetute richieste di resa da parte di Lala Pascià, Marcantonio Bragadino, il governatore che forse è il più contrario di tutti ad arrendersi, pressa in parte dalla gente del posto, che ha ricevuto questi documenti dove il Pascià gli certifica che in caso di resa sarà salvato tutte le vite umane, addirittura se potrà scegliere se restare a Famagosta e continuare a vivere pacificamente, addirittura conservando la religione cristiana, oppure se imbarcarsi per Venezia, nel qual caso gli mette a disposizione 50 galee turche che conduga i profughi civili nell'isola di Candia. Allora tutto questo è oggetto di contrattazione e all'inizio di agosto, i primi di agosto, viene concordata la resa, viene consegnata a città, ordinatamente tutta la gente viene messa sulle galee, anche i militari, e sempre nei primi di agosto, mi pare il 5, il Pascià chiama Bragadin nella sua tenda per dargli il commiato. Bragadin dunque a mattina si muove con una squadra di 40 archibugieri e viene ospitato su questa tenda, dove naturalmente il Pascià si è fatto circondare dai militari dappertutto. I sottoni sono estremamente gentili e che riconosce il grande eroismo della guarnigione veneta e gli concorda i particolari. Dopo, a metà colloquio, l'umor cambia. Qua, naturalmente, opinioni un fiantin contrastanti, par che il Pascià anche nel frattempo si gabbia abbastanza impegnino di alcolici. Comunque in realtà il smacco politico della resistenza di questa piccola guarnigione che ha bloccato un intero impero è un disonore che a Istanbul si è sentito in maniera pesante sul piano politico e urla vendetta.
quindi durante questo colloquio Mustafa accusa Bragadin di aver coppato i prigionieri turchi. Le domanda che fine che gli ha fatto. E Bragadin spiega che in parte i se prigionieri, in parte si sta a mandare a Venezia, e che fa notare comunque che anche i prigionieri se oggetto di contrattazione sull'accordo de pace. E il suo temperamento se quello di non scomporsi, perché Bragadin pensa in un primo momento che questa sia una provocazione per dar adito a un diverbio, anche a uno scontro fisico. Tuttavia, in realtà è un piano congegnato e vista questa imperturbabilità da parte dei veneziani, Mustafa ordina che sia disarmai e i Gai. Quindi deve portare tutta questa guarnigione fuori, Bragadin se Iga è messo su un cippo dove viene simulata per 3 volte a sua decapitazione. L'uomo non si scompone e allora i turchi pensa un modo per scomporlo. I zappa tutti i militari, 500 militari veneti, e uno alla volta questi militari viene fatti letteralmente in tocchi. E si forma un tale lago di sangue che arriva persino sui piedi di Bragadin. A quel punto a Bragadin viene amputato il naso e le recce. Fatto questo, scominciò un uso politico dei resti di Bragadin. Dopo una breve prigionia, a sto uomo che viene incaricato una gerla sulle spalle e viene costretto ad andare sui camminamenti della fortezza a costruire e a demolire il forte. Naturalmente si invita la popolazione ad assistere a questo, dopodiché io vien Iga e vien Issa sull'albero della nave e dal basso che si domanda dove sei sta flotta veneziana che ga da arrivare in soccorso. Allora in questi giorni io riscommesso una specie di concorso di idee su quali atrocità, su quali fine far fare a sto uomo. L'idea atroce è quello di condurlo sul centro di Famagosta e igarlo alla colonna veneta, quella che aveva il Leon de San Marco sulla sommità. Sta colonna esiste ancora a Famagosta, e scuoiarlo vivo. Tra l'altro le stampe rievocative io mostra col viso verso il pubblico. In realtà io sta ligà de schiena, perché lo scuoiamento veniva da Drio, prima tagliando le spae e dopo tirando Gesù e a pè a scominciare da quella dei brassi. Questa atrocità è stata preceduta da un'offerta che fa Mustafa Bragadin, e che si dice che il supplizio che sarà sparagnà purché io se fassa turco, il che voleva dire anche convertirsi all'Islam. Ma Bragadin rifiuta. E cronache dice che io non ha mai emesso lamenti di dolore, gli storici che dice che questo è impossibile, però credo che bisogna dar più credito alle testimonianze che alle supposizioni dei storici. In realtà Bragadin, secondo alcune cronache, non ha mai mollato di pregare. Io cantava il miserere e si rivolgeva a Dio, pregava e domandava persin perdono per i suoi carnefici. Fatto questo, il piano criminale dei turchi va avanti, perché una volta cavata tutta a pè, naturalmente Bragadin mor nel momento in cui lo scuoiamento arriva all'incirca alla vita,
e rifinisse però tutta l'opera, e l'opera, questa opera di una vera arte dello scoiamento, potremmo dire impagliamento, è talmente sopraffina che ori ricava un fantozzo. E ancora una volta cronache è molto precise, perché scrive che l'unica imperfezione era aver assa una falange dentro tutta la pe che aveva cava via. Tempo in drio si è fatto la ricognizione delle reliquie presso e accesa del San Zanipolo, dove c'è un magnifico monumento sul lato destro, che è opera del Palladio, credo, e versendo l'urna con l'autorizzazione della Curia, si è estratto dei tocchi de pelle, dove c'era ancora residui cavei rossicci, che c'era i sui, come conta le cronache, e che c'era ancora sto tocchetto de Deo in mezzo ai pochi frammenti de pelle che c'era resistito. Ecco, e, fatto questo fantoccio, i turchi lo usa in tutti i modi per disonorare la sua figura, nel senso di voler umiliare la Repubblica Veneta e di voler scoraggiare tutta la fedeltà che i domini della Repubblica aveva verso la Repubblica di San Marco. Il messaggio era: non potete fidarvi dei perdenti, perché siamo gli altri i dominatori. Quindi questo fantoccio viene caricato su una vacca e portato a spasso per Famagosta, che è uno che tiene l'ombrein, che era uno dei segni onorevoli del governatore, per far ombra al fantoccio. Alla fine anche il fantoccio viene caricato sull'albero della nave. Tutto questo alla fine viene fatto portare a Istanbul, dove questo dà corso naturalmente al tripudio de festa per aver ciappato Cipro. Ecco, questi sono i fatti salienti, e per me è un onore essere stata invitata stasera. Io sono Edoardo Rubini, e, tra l'altro con un'associazione culturale dal 98, quindi anni, che è Europa Veneta. Qua ho portato anche alcuni materiali prodotti da altri che voglio distribuire gratuitamente, e concluderei anche con un viva Marcantonio Bragadin e viva San Marco. Grazie a voi.